Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Liberated e devo ringraziare Ossian Caster per avermelo fatto conoscere. Mi ha detto: prova di questo gioco che è veramente carino. Allora, il gioco dovrebbe essere già la versione completa, ma attualmente la vediamo come una demo perché l'uscita è prevista a luglio e come avete visto dalla schermata precedente non c'è l'italiano. Io rimango fiducioso, magari possono aggiungerlo al rilascio a luglio e se non fosse così. Mi spiace, però quello onestamente ho anche cercato sul forum, ma non viene detto nulla riguardo la nostra lingua. Ora andiamo a selezionare la luminosità e iniziamo. Il gioco è davvero molto particolare perché mixa uno stile a fumetti, quindi appassionati di fumetti, soprattutto di questo genere, ne saranno sicuramente stupiti. E vengono aggiunte anche delle, diciamo, azioni action. Siamo, adesso vediamo, andiamo abbastanza velocemente, cerchiamo di non spoilerarci troppo, anche se è una demo. Siamo nel marzo, 12 marzo del 2024. Cliccando, procediamo poi alla vignetta successiva. Il gioco salta di capitolo in capitolo, ci salta anche delle parti di storia. Infatti, vediamo un treno, vediamo un signore con le cuffie che attende. E vediamo una sorta di schermata un po' sullo stile di Person of Interest, dove ogni profilo viene delineato, tutti quelli che vengono ripresi dalle telecamere. Vedete qua salta le vignette precedenti, ci fa vedere Barry Edwards, il debito che ha, sembra avere un debito proprio di soldi, almeno da quello che capisco. Questa è un'altra signora, William Butler, un altro con tutto quello che pubblica sui social. E questo tizio invece è un po' particolare perché la scansione fallisce, che potrebbe essere un problema. Bene, li abbiamo seminati. Non male per un novellino. È molto bella la scena proprio della animata, la vignetta animata. Ma dovremmo aspettarci. Mi sarei aspettato di più dai B16 Bandit. Il telescope array hack, vabbè, in pratica il sistema di spionaggio, insomma, vabbè, insomma, è un linguaggio un po' complesso. Vabbè, questi qui stanno facendo qualcosa a livello di hacking, insomma. Non hai coperto le tue tracce, in pratica i poliziotti ci stanno inseguendo. Va bene. Parlano dei liberati, e tu sei il benvenuto. In pratica c'è questa corporazione che sta hackerando questa cosa, da quello che ho capito. Però attualmente ci dobbiamo fermare perché intorno a noi ci sono dei droni, dei seekers, i guardiani, insomma, quelli che spiano. E ora parte. C'è un fucile nel. C'è una pistola, insomma, nel compartimento. Prendilo. E ora andiamo a giocarci la prima scena action. Vedete, questo è molto, molto figo perché possiamo muoverci e col tasto destro possiamo andare a mirare e poi a sparare a queste cose. Ok, andando avanti possiamo anche andare a nasconderci in alcune location. Vedete, qua ci possiamo nascondere col tasto Q. Così che non possono beccarci e poi usciamo al momento giusto. E vedete anche bang, i suoni proprio stile, proprio fumetto. Davvero molto, molto bello. Nonostante io non sia un fan dei fumetti, so che dire una cosa del genere è sempre a mio svantaggio, però non ho mai avuto grosso modo di appassionarmi ai fumetti. Ok, abbiamo già concluso e ce ne andiamo via. Inizierà, vedete? Ben fatto, novellino. Vedete, salta pagine di storie, insomma, si va avanti. E ora ci dicono: testing, mi senti? Mi senti? Headshot.
Sparato. Mi hanno anche fatto male perché vedete che il fumetto si sta macchiando di sangue adesso. Ora stiamo andando non so dove. Ovviamente dovessimo morire, ripartiremmo all'inizio di questo schema qua. Vedete, ci possiamo anche qui riparare l'interno. Ora vado a farla un po' stealth. Perché è quello che dà soddisfazione. Mamma mia. Ok, headshot. Vediamo se questo qua. Headshot anche qua. E purtroppo qui. Allora, a parte mi sono curato overtime. Col tasto R dovremmo anche ricaricare, ma qua non me lo lascia fare. E soprattutto ci mette un attimino a impugnare la pistola. E quindi dobbiamo muoverci. Ok, bene. Bellissima la torcia che viene lasciata lì e fa luce. E poi in base a come interagiamo col corpo va avanti. La cosa molto bella adesso, che stiamo per vedere, è. Ok, il fatto che dobbiamo andare a fare del buon hacking. La cosa molto bella è che noi adesso mettiamo 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ci dice che in pratica dove c'è la frecciolina vuol dire che i numeri sono giusti ma al posto sbagliato. Quindi facciamo, invertiamo i due tasti. Prima 0, 1. E poi era 2, 3. Quindi facciamo 3, 2. Vediamo se i numeri sono giusti. No, sono invertiti ancora. Quindi pensare di portare lo 0 al terzo posto, quindi facciamo e anche l'ultimo è sbagliato, il 3 non è all'ultimo né al penultimo, quindi facciamo al primo posto 3, poi facciamo 4, poi facciamo 1 e poi 0, insomma. Vediamo adesso. Ok, abbiamo azzeccato la posizione del primo e del terzo numero. Quindi all'inizio avevamo lo 0 e il 3. Ora il 3 e lo 0 sono alla posizione corretta, che erano esattamente il contrario, e gli altri due no. Quindi ora iniziamo sicuramente con 3, poi proviamo dal basso, 9, 8 e poi 0. Vediamo, giusto, sbagliato. Ok, sono giusti. Ok, perfetto. Quindi iniziamo con un 3. Poi vedete che dice che sono invertiti. Quindi invece che 9, 8 facciamo 8, 9 e poi lo 0. Dovrebbe essere giusta la combinazione a questo punto. L'abbiamo craccata. Vi dico la verità: la prima volta che l'ho fatto ci ho messo molto più tempo. Quindi guarda il tuo telefono, dovrebbe esserci. Ah, vabbè, vabbè. Andiamo fuori di qui. Pugna la pistola. Ok, siamo stati molto bravi. Possiamo anche saltare. Ok, si può ricaricare? Sì. Ok, andiamo avanti. Col tasto E adesso interagiamo con l'ambiente e andiamo sull'ascensore. Viene completato il primo fumetto e ora accediamo al secondo. Siamo qualcun altro qua. Si lava le mani. La tazza del miglior capo di sempre. Vabbè, accende la televisione e il Dipartimento di Polizia ha annunciato nuove misure di sicurezza seguendo in seguito agli ultimi attacchi terroristici in Chinatown. Vabbè. Noir anche mi piace al General Stoll, che è risultata la morte dell'angelo di San Marta, Brandon Chang. Chang è un poliziotto pluridecorato, fu uno dei primi a prestare assistenza ai feriti, insomma. Vabbè, vibra un telefono, chiamata da numero sconosciuto. Dove? Ok, vado. On my way, like Frank Key said. Allora, ok. Bellissima. Cacchio è successo? Mi piace questo. Hold shift per fare o per muoversi lentamente. Posso fargli qualcosa?
Molto interessante questa cosa. Sì, intanto me lo sto trascinando dietro. Beh, poi non è possibile che non abbiano sentito. Oh, mannaggia. Mamma mia, headshot. Fatto proprio da manuale. Mi piace, mi piace. Sarà da vedere se lo traducono. Può essere anche un bel passatempo. Non so dirvi nulla al momento riguardo a prezzi, perché appunto il gioco non è ancora uscito. Infatti, il gioco dovrebbe essere completo, ma attualmente viene passato come demo. E sono morto, riparto da qui. Ah, proprio dall'inizio, inizio. Vediamo se facendo silenzio. Vabbè, ormai è tardi per far silenzio. Ma ormai so già dove sono. Ricarica. Mi piace il poliziotto proprio noir, molto. C'è qualcosa che sta arrivando, perché vedo un po' di luce che arriva da lì. No. Ricarichiamo. Andiamo avanti. Vignetta 2. Siamo nel magazzino, ci siamo curati completamente. Ora cerchiamo di andare sneaky. Ricorda anche un po', anche se non ne ha niente a che fare. Con Inside. E ascensore. Andiamo. No, ecco, queste sono le vere perle che a me piace trovare. Perché è veramente innovativo come tipo. Innovativo, ma è una parola grossa. Però insomma, hanno avuto una bella idea. Allora, cos'è questa roba? Si può andare giù? Use Vast to dive. Ok, nuotiamo. Beh, ovviamente se la pistola si è bagnata non sparirà più, presumibilmente. Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo anche l'ossigeno. Vabbè, una scala. Una leva. Quindi andiamo a tornare indietro. No, posso saltare, scusami. Scusate, ma c'è il salto. Saltiamo. Ok. Ma è adesso. Bang bang. Ma sto andando via. Ah, boh. Nuova zona qua. Ok. Shack. Boh, vabbè, riprendiamo l'ascensore. Non capisco dove devo andare adesso, ma. Torniamo giù. No. Ah, molto interessante questa cosa. Vabbè, continuo a spingere, vediamo se si può fare qualcosa qui. No, oltre così non si può andare, quindi probabilmente è qualcosa che ci serve dopo. No, non si può fare nulla qua. Proviamo a spingerlo indietro, vediamo cosa succede. Anche se. Oh, vediamo. Molto, 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 molto interessante tutto questo. E quindi anche un mezzo puzzle game. Scusa, ma dovresti. Ah, ok, possiamo andare di là. Vediamo se me lo lascia spingere da questa. Sì. Vediamo. Potrebbe essere utile andare su a vedere che cosa succede.
No, scusate. Ma posso. Puoi saltare? Ok. No, non mi fa andare su di là. Ah, molto interessante anche questa cosa. Tira la leva. Si è aperta la prima porta. Perfetto. Mi piace molto. Mi piace molto. Andiamo avanti. Allora. Ok, qua abbiamo tirato sul ponte, quindi abbiamo finito proprio il livello come dovevamo fare. Quindi il fatto di attivare il ponte aveva un senso. Infatti adesso qua dovremmo andare ad aprire la seconda porta. Saltiamo di là. La leva adesso aprirà l'alta, infatti. Ok, e ce ne possiamo andare. Q. Ah, si cammina così adesso. Molto bene. Dobbiamo anche evitare di beccarci le ondate. Bene, finito. Ok. Allora, ci sono molti più ostili. Abbiamo mandato un drone da demolizione nell'impianto di ventilazione. Ah, siamo i buoni noi qua, allora. Ah, posso pilotare il drone e piantare esplosivi. Qui. Ah, figo. Bene, andiamo a finire quello che c'è da finire. Mi dà una carica questa irruzione così. Abbiamo la mitraglietta, lo Z. Bene, andiamo avanti. Sta andando avanti anche abbastanza spedito. Scusi, sto anche per morire, ma continuo a tenermi ammirato. Bene. Mamma mia, Rambo, chi è a confronto? E qua moriamo male, perché dovevamo passare dall'altra parte. Vabbè, così. Andiamo. Non così, ma neanche così. Sembra 101 modi per morire sto gioco. Ok, dai, andiamo. Allora, facciamo uscire il gas, il vapore. Ok, andiamo. Mi viene il dubbio che... Andiamo. Oh, devo disattivare qualcosa qua. Eh sì. Devo saltare qui, no?
Devo andare a spegnere. Devo andare a spegnere il coso lì. Sì, devo dire, bisogna essere abbastanza coordinati e giocare un pochino d'anticipo con il salto, perché non è proprio precisissimo, c'è un po' di input lag. E niente, e qua si va avanti con il proseguo della storia. Bene, ragazzi, io interrompo qui, così nel mezzo della storia, così vi lascio un pochino sulle spine. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ringrazio ancora una volta Ocean Caster per avermi suggerito questo titolo che onestamente non conoscevo. Sembra molto curioso, sembra bello d'azione, insomma, non è il capolavoro, ma è quello che io mi aspetto da un gioco indie. Qualcosa di originale che comunque tenta di stravolgere un pochino il classico gioco che si trova un po' ovunque. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!